Mettetevi una mascherina per non respirare le polveri. No, aspetta. Cioè, io ero 5 Minute Craft e non l'avevo capito. Chissà che cos'altro ho già scoperto che scoprirò in futuro. Ciao a tutti, ragazzi e ragazze. Oggi una Gaia versione microfono live per stonarvi le orecchie. No, vabbè, non lo so perché mi va di tenere il microfono, che tra l'altro ancora non ho smacchiato nel fondotinta. Sassa, prova, sassa, prova. Ho deciso, visto che sto registrando più di un video oggi, che ho un pomeriggio libero, di fare un video che volevo fare da tantissimo tempo, però ero sempre titubante. Ho detto, vabbè, facciamo una cosa un po' diversa e reagiamo al mio primo video in cui mi faccio vedere in viso, perché poi ne avevo fatti altri. Cioè, io ho aperto il canale nel 2012, per chi non lo sapesse, alla tenera età di 20 anni, 21 anni, ora non ricordo esattamente quanti anni avessi all'epoca. Sì, le creme fatte in casa hanno funzionato, come potete vedere. Forse vi sto stonando. Cosa stavo dicendo? Sono sempre vecchia, quindi un po' smemorata, capitemi. Questo è il canale del 2012 e prima facevo recensioni tipo di prodotti Elf. Cioè, non sapevo di cosa stavo parlando. Questo lo votiamo 7,5. Una scala fatta a testa sulla base di cosa non si sa. Questo 8, questo 10, questo 2. Perché? Boh, non lo so. Ho cambiato, ho fatto altri video. È il primo video che ho fatto, è stato di 8 anni fa. Non lo guardo, ve lo giuro, da un sacco di tempo, quindi sarà tipo una riscoperta anche per me. Come creare un burro cacao al cioccolato bianco fai da te. Questo qua. Vi dico, no, 7 anni fa, 8 era quello di sopra, vediamo. 22 gennaio 2014, cioè io ero un'altra persona. Voglio vedere com'ero ai tempi. Vediamo. Ah, vero, c'era Ciao l'introduzione. ragazze, oggi vi faccio vedere come realizzare un burro di cacao al cioccolato bianco. Ciao ragazze, oggi vi faccio vedere. A parte la videocamera scarsissima, penso fosse una fotocamera compatta con funzione video, e praticamente stavo riprendendo questa parte di qua della stanza. Vi ho fatto il room tour, ve lo linko così in caso lo andate a vedere. Ed era tremenda, luci tremende. Io impacciata, imbarazzata, parlavo tipo sottovoce, anche se ero solo a casa, perché mi vergognavo da morire. Era la prima volta che mi facevo vedere in faccia, prima avevo fatto vedere perché continuo a tenere sto coso e stonarmi la testa. Prima avevo fatto vedere solo le mani. L'ho rifatto 10 volte, cioè perché io non sapevo nemmeno farvi capire come negli anni comunque ci siano anche strumenti che aiutano. Come tagliare i video, cioè se c'era una E di troppo, una parola sbagliata o non voluta, io registravo tutto da capo e ci ho messo un pomeriggio per registrare questa introduzione. Andiamo avanti. Gli ingredienti sono facilissimi da reperire, sono veramente pochi e la ricetta è i semplicissima. La capelli. particolarità di questo burro cacao è che invece di utilizzare il Le classico burro di cacao, quello sopracciglia. che si compra nei siti online, andiamo a sostituire. Notare che comunque un po' li ho schiariti, uso la mia lozione schiarente. In quel periodo non la usavo più, forse avevo fatto anche un riflessante scuro delle sopracciglia che, cioè, non me le facevo proprio. Di questo burro cacao è che invece di utilizzare il classico burro di Si cacao, quello usavano che si queste compra nei siti collane super online, andiamo a grosse. sostituirlo con il cioccolato bianco, che peraltro è fatto di Che burro di ero cacao. piccola. Quindi, se la ricetta vi piace, se vi sembra una buona idea, seguite il tutorial e commentate. Iscrivetevi, Ciao! no, eh? Però davvero gli ingredienti sono pochi. Eccoci qui, pronti per preparare Ah, il poi ho nostro burro fatto cacao al tutta la. cioccolato No, ora bianco. qua mi Come potete annoio. vedere, Cioè, qua ero messa sulla l'ingrediente scrivania con una tovaglia. che ho Anzi, preparato metteva a fuoco. Dai, dai, anzi, andiamo avanti. un po' rovinata da Qua troppo mostravo tempo. la mia bilancina per Quindi pesare gli potete ingredienti. trovare Cioè, o com'è. cinesi o nei Cioè, il negozi fatto che online adesso io sto per che avviare la offrono mia linea è ingredienti fantastico. Qua facevo un burro cacao, chi Per l'avrebbe mai detto preparare che il avrei nostro avuto il burro, mio dove rossetto mettere dopo il 7 anni? nostro Ecco cacao? che qua mescolavo tutti gli ingredienti in un bicchiere, cioè Mettiamo non ho insieme il tagliato, nostro burro non ho cacao al velocizzato, cioè cioccolato io non sapevo come si faceva, cioè io mettevo le clip e forse le tagliavo inizio-fine, ma non in mezzo, non ero
molto brava in questo. Mettiamo anche la nostra cera d'api. L'audio non lo mettevo dopo, ma lo registravo durante, quindi anche se li sbagliavo. Non avevo un cavalletto, potete vedere. Cioè era proprio poggiata davanti a me. Questo era YouTube nel 2014, per chi ha le prime armi. Cioè adesso troviamo cavalletti a poco, videocamere o anche telefoni che riprendono benissimo, ma non era così nel 2014. No, il microonde vecchio. Ah, che è venuto bene. Dal microonde la consistenza è di questo tipo. Parole a caso totalmente. Completamente sciolto. E andiamo mescolando per e ci ho messo 8 minuti per un burro cacao che nel 2015 ho caricato come video quando ho fatto quella alla Nutella, c'era molto simile alla ricetta, in 2 minuti. Però sono contenta di vedere che ha fatto 18.000 visualizzazioni. Tra l'altro sto leggendo dei commenti di gente che l'ha guardato nel 2020. Grazie. Ma guardiamone un altro. Guardiamo questo qua. Come creare un portacellulare da un flacone di shampoo. Cioè io ero 5 minute craft e non l'avevo capito. Avevo anticipato 5 minute craft probabilmente. Questa cosa mi sta facendo paura. Ah, qua non, da un flacone a un proprio... Sapete le cose fatte male con Windows Movie Maker? Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come realizzare un portacellulare da utilizzare quando il telefono... Oggi vi faccio vedere come realizzare un portacellulare. Perché parlavo così? Cioè non che ora io parli meglio, sicuramente non ho fatto dizione, però ero proprio bloccata. Carica. Anzi ero più truccata, un po' più sistemata, già me ne ero accorta che ero impresentabile. Praticamente il telefono va inserito Samsung, altri quattro anelli. Samsung Galaxy S2 e poi comprato nel 2011, ragazzi. Così tutto si regge. E mi è durato, cioè se ancora ce l'avevo nel 2014. Maglione, si usavano questi maglioni effetto peluche, ragazzi, mi lasciavano la lavatrice un schifo. Totalmente a costo zero. Sì, ero totalmente 5 minute craft recycle. Modo per plastica di flaconi riciclabile la possiamo buttare nella. Però c'era sempre un'anima green, questa cosa mi piace. Poi volete imparare a creare questo portacellulare? Penso che nessuno avesse questa voglia. Quello che sempre sulla mia scrivania, forse qua, ecco, avevo imparato a mettere le scritte in sovraimpressione più carine. Per andare a segnare le parti in cui... L'importante è che fosse nera, perché se per caso era blu o verde, non funzionava. Cioè mi autocritico. Parte più morbida del flacone. Cioè ragazzi, io potevo fare 5 minute craft e non ci ho pensato, potevo avere 57 milioni di follower, e invece... Cioè, io ho perso tutto questo tempo a dire togli questo, togli quello. Insomma, taglio di qua e di là e poi lo trasformo in un portacellulare. Anzi, l'ho fatto durare 4 minuti e 23 questo video. Guardiamo l'ultimo e basta. E invece è uno di cui vado super orgogliosa perché il mio fondotinta minerale che ho progettato con Noemi. Non so chi si ricorda di Noemi. Ciao Noemi, se mi stai guardando. E che inizialmente insieme a me spignattava, poi insomma studio lavoro, non siamo più state vicine, quindi il canale l'ho guidato io da sola, ed è stato meraviglioso. Spero un domani di poterlo rifare, perché non aggiungerlo alla mia linea? Ciao, wow! Oggi vi faccio vedere come si realizza... Avevo capito come ci si trucca, cioè sono truccata meglio di adesso. Bel contouring, è molto più magre. Il fondotinta in questione è questo qua. Penso assolutamente no, non usavo il gel. È veramente, veramente. Però mi piace il make-up, c'è tipo il rosa e il lilla. Si sente addosso. Sapete che la prossima volta potrei anche riproporlo? Orecchini, mi piace un sacco in questo video. Fatemi sapere se anche voi la pensate così. Anelli sobri e dove trovarli. Vive con me questa grande passione. Passione. Abbiamo comprato tutti i fondotinta in circolazione, da quello di un euro a quello di 100. No, no, assolutamente. Cioè, dal primo video al terzo video già io ero un'altra persona. Posso assicurare? E assolutamente devo riprovare questo trucco così col nero, il viola e il rosa. E vi posso dire che e devo assolutamente mettere questo fondotinta minerale nella mia linea. Ha un effetto bellissimo che nessun altro fondotinta mi ha mai dato. Ma sono scordato. Sono pienamente soddisfatta. Anche io Gaia, brava, brava Gaia, brava Gaia. E munitevi di una mascherina per non respirare le polveri.
No, aspetta. 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 Me lo sto ricordando, cioè io già nel 2014 ero munita e infatti inizio pandemia ce l'avevo, non sapendo che in realtà comunque erano già state usate, quindi non servivano a molto, ma avevo le mascherine per proteggermi dalle polveri, cioè... Io ero una veggente, cioè sia 5 Minute Craft che le mascherine, chissà che cos'altro ho già scoperto che scoprirò in futuro. Scioccante! Che fanno male quando volano nell'aria, oppure se non ce l'avete potete utilizzare un foulard o una sciarpa. Cioè proprio brava! Finita l'introduzione, quindi realizzo sempre... È una bilancia. La prima parte l'ho fatta sulla scrivania e mescolavo gli ossidi, le polveri, poi... Per fare una cosa più carina mi sono spostata in un posto con più luce, sempre senza cavalletto ancora, non l'avevo comprato. E diciamo che comunque era più gradevole da vedere alla vista, cioè niente di imbarazzante come il primo video che è stato 8 minuti di due scatole grandi così. E anche c'è un pochettino di editing più carino e alla fine diciamo faccio anche queste macro, queste riprese. Più scura di me. Però non so se riuscito. Peccato che non ho fatto vedere come si usa. Anche se poi ricordo che avevo fatto un video in cui utilizzavo tutti i prodotti fatti in casa. In caso se lo trovo ve lo metto. Cioè lo trovo. Ve lo metto nel box informazioni così vedete che effetto avevano. E niente, è stato bello riscoprire la Gaia del passato. Davvero strano. E ho visto già come ho cercato di darmi da fare. E avrei potuto prendere la strada di 5 Minute Craft e non l'ho fatto. Sarei adesso tipo su un'isola, sulla mia isola, a pubblicare video imbarazzanti con tanta Coca-Cola e tanto Colgate. E quindi questo è quanto. Fatemi sapere le vostre opinioni sulla Gaia del passato. E se avete domande, qualcosa in particolare, possiamo anche fare un video ask magari mentre provo qualche challenge, così rispondo a qualche domanda. Scrivetemelo nei commenti. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!